Ciao a tutti! Oggi parliamo dei processi di alimentazione pranica in presenza e online. Partiamo da quelli in presenza. Di solito li organizziamo presso l'Eden Pranic Center nel centro Italia, vicino alla città di Fabriano, un ambiente immerso nella natura, nella quiete, nella purezza, dove le persone che vogliono allontanarsi, distaccarsi dalla frenesia quotidiana, si possono concedere una vacanza alternativa di guarigione, di trasformazione, liberazione, presa di coscienza. Durante questo percorso abbiamo degli appuntamenti, due per le nostre condivisioni che diventano il nostro pranzo e la nostra cena. Ci vediamo per vivere delle meravigliose passeggiate nei sentieri della natura, per delle sessioni di yoga o altre tecniche. E perché no, organizziamo anche delle gite nei centri cittadini, proprio perché non dobbiamo totalmente escluderci. E una volta terminato il percorso, le persone comunque ritorneranno nella loro vita. Quindi è importante che testino loro stesse anche in un ambiente completamente differente. E poi ci sono i processi online che organizziamo ogni mese a partire dal primo del mese, dedicati soprattutto a chi non può allontanarsi dal proprio ambiente di vita. E è meraviglioso perché vediamo le persone che riescono a condurre normalmente la propria vita. Ci sono donne che continuano a cucinare per la famiglia, le persone che continuano a lavorare, e nonostante scelgano di vivere questo percorso. Ci vediamo attraverso la piattaforma che scegliamo, una volta al giorno, durante la quale viviamo la nostra meditazione, condivisione, domande e risposta. Sono percorsi che durano o 9 o 21 giorni, e al nono giorno le persone appunto possono scegliere se interrompere o continuare per arrivare al 21esimo giorno. Posso aggiungere che in entrambe le tipologie dei processi in presenza online, le persone, soprattutto quelle che sono alla prima esperienza, assumono liquidi calorici più o meno diluiti con l'acqua. Questo per vivere questa transizione in maniera gentile, e notando la differenza dal cibo solido all'assunzione di cibo liquido, che permette comunque di compiere l'opera di guarigione e trasformazione. Per chi invece è più esperto, ecco che potrà scegliere di vivere delle giornate all'acqua o anche a secco per entrare più in profondità. Bene, noi siamo a vostra disposizione, per noi è veramente un onore potervi stare accanto. Benvenga! Quindi vi auguro buon proseguimento, vi abbraccio, ciao a tutti!